Ok, siamo in live. Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Ringraziamo prima di tutto il professor Boldrin per aver accettato l'invito, è veramente un piacere e onore averla con noi qui stasera, anche se siamo sul suo canale. Come potete leggere dal titolo, stasera parleremo di fallimenti di mercato, perché si sente molto spesso che lo Stato è lo Stato a fallire, ma vedremo stasera cosa sono i fallimenti di mercato, per l'appunto, da cosa nascono, quali sono le loro conseguenze sì, esatto, quali sono le loro conseguenze. Vedremo se magari esistono modi per, diciamo, un po' tamponarli, limitarli, o se non magari prevenirli o cercare di limitarli il più possibile. Vai, brevemente per la gente che non ci conosce, io sono Simone Villani, sono uno studente al primo anno di Economia e Management all'Università di Parma. Io sono Francesco De Marchi, sono studente di economia all'Università di Trieste e ho fatto un po' di live su Economia Italia e sono qui per imparare dal prof. Possiamo iniziare? No, io sono Michele Boldrin e sono studente di economia all'Università della Vita e questo si trasmette non solo sul mio canale, anche sul canale di Economia Italia e su quello di Liberioltre. Insomma, è un gioco di squadra stasera, visto che facciamo i didattici. Io lo metto sul mio canale perché mi piace tenermi il record di queste cose che poi magari mi sono utili Comunque, il in futuro. fatto che solo la gente competente in economia possa parlare è una sorta di oligarchia. Quindi, detto questo, la parola a lei, professor Goldrin. Cosa sono questi fallimenti di mercato, quindi? Allora, cercherò di essere breve con la prima introduzione, poi ci fermiamo. Allora, l'idea del fallimento di mercato è una cosa del tutto teorica, non nel senso che non esiste in realtà esiste come, però costruita attorno a un modello teorico, altrimenti non si capisce. Qual è il modello teorico? Il modello teorico è un modello il più astratto che possiate immaginare. Per astratto non vuol dire realista, vuol dire generalissimo, infatti. Quindi consistente con tantissime altre ipotesi specifiche di situazioni reali, di equilibrio economico generale, concorrenziale. Il cosiddetto modello Varrasiano, nelle sue mille vite e elaborazioni nei secoli ormai, uno e mezzo più o meno, un po' meno. E cosa dice quel modello? Come sapete, in quel mondo molto puro, idealizzato, inesistente, l'equilibrio concorrenziale è efficiente. Efficiente nel senso di Vilfredo Pareto. Cosa vuol dire? Vuol dire che le risorse a disposizione, il modello può essere statico, dinamico, dopo se volete entriamo nei dettagli, molte persone pensano che sia una teoria che va bene solo così, staticamente la si può utilizzare in frangenti molto, molto più sofisticati e complicati. Quindi, l'allocazione di risorse è efficiente, cioè non si spreca nulla, si utilizzano le tecnologie al meglio, si ottiene il massimo possibile e poi il massimo possibile in qualche maniera viene distribuito. Non dà un giudizio di giustizia, anzi, notoriamente, a parte che il Vilfredo era un po' uno stronzo, detto fra di noi, che siamo quattro gatti, possiamo anche dircelo. Era uno sveglio, ma era un po' stronzo, tipo me, solo che io non sono sveglio. E dice semplicemente la solita storia, che se vuoi cambiare quell'allocazione, quell'equilibrio, per aumentare i benefici, l'utilità, il piacere, i profitti di qualcuno, devi per forza ridurre quelli di qualcun altro. Non c'è niente di lasciato sul tavolo, di inutilizzato. Non c'è, capite? Non ci sono delle risorse che si sarebbe potuto utilizzare meglio e invece le stiamo utilizzando male. No, le utilizziamo tutto al meglio. Dopodiché c'è chi prende tanto, chi prende poco, quello che volete, ma insomma, le risorse sono utilizzate pienamente. Bene, quando è così, non ci sono fallimenti di mercato. Questa è l'idea. È il cosiddetto primo teorema del welfare, della teoria del benessere. C'è anche il secondo che ha a che fare con varie teorie di socialismo di mercato, forse è il caso che non le discutiamo stasera, o forse se volete le discutiamo, ma lo salto per il momento,
E quindi concentriamoci sul primo. Il primo dice: se hai tutta una serie di condizioni che fondamentalmente hanno a che fare con convessità, proprietà delle tecnologie, delle preferenze, l'equilibrio di mercato concorrenziale sarà efficiente nel senso del signor Pareto Wilfredo. Bene, cos'è un fallimento di mercato? Un fallimento di mercato è quando questa roba è falsa. Perché le tecnologie, le preferenze, gli insiemi informativi delle persone, che sono la cosa più importante, io credo, sul piano reale, sono tali che non si realizza un equilibrio concorrenziale efficiente. Si realizza un equilibrio concorrenziale, eh? Adesso dovremo vedere degli esempi concreti per capire, un equilibrio concorrenziale si può realizzare, ma esso non è efficiente. E cioè si può far meglio. In particolare si possono aggiustare le cose in maniera tale, non tirate in mezzo Calenda, dai, che non c'entra una beata minchia, non sa neanche di cosa stiamo parlando. Si possono aggiustare le cose, vedremo come, in modo tale che, pur mantenendo inalterata l'utilità, i profitti e i benefici di tutti gli altri partecipanti a questo gioco economico, uno o più di essi migliorino la loro condizione. In questi casi, in teoria economica parliamo, c'è un fallimento, market failure, una inefficienza, un fallimento del sistema di mercato concorrenziale. O per dirvi, in situazioni di monopolio c'è un fallimento di mercato, in situazioni di monopolio c'è un fallimento di mercato. Quindi i fallimenti di mercato sono molteplici. Se ci fosse qui una, forse il mio miglior, di gran lunga il mio più caro coautore, spero che gli altri non si offendano, direbbe c'è solo una forma alla fine di fallimenti di mercato ed è la presenza in una forma o nell'altra di esternalità. Io non sono tanto convinto perché, vabbè, David è molto più intelligente di me e riesce a vedere le esternalità anche nelle asimmetrie informative. A me, io nella mia testa più limitata della sua, tendo a separare il mondo delle asimmetrie informative, delle informazioni incompleta o asimmetrica, da quella delle esternalità. Altro non c'è in realtà che possa generare, dal punto di vista di un teorico, che pensa in maniera piuttosto astratta, un fallimento di mercato. E concludo, poi vi passo la parola, definisco le due parole che ho appena introdotto, che sono le cause principali di un fallimento di mercato. Un'asimmetria informativa è nel fatto che salta una delle ipotesi di fondo del modello varragiano, cioè che tutti sanno tutto. Nel sistema varragiano io conosco esattamente le mie preferenze, tutti conoscono le preferenze, tutti conoscono le tecnologie a disposizione, ok? E ci sono dei mercati, e tutti conoscono i prezzi. Tutti conoscono i prezzi che in ogni istante si determinano su uno dei mercati, dei molteplici mercati possibili. Quando così è, ok? Quando così è, non v'è maniera che qualcosa che tu fai non venga riflesso nel prezzo. E quindi il prezzo che io osservo, o il vettore di prezzi che io osservo, contiene tutte le informazioni necessarie per capire e fare la mia scelta. Caso tipico di fallimento di questo, il mondo assicurativo in generale, no? La teoria finanziaria assicurativa. Se uno dice fra noi dobbiamo combinare un meccanismo assicurativo per tutti e quattro, ma ci sono delle informazioni che uno di voi ha su se stesso, sulle sue condizioni di rischio e sui suoi comportamenti futuri che gli altri non condividono, e non c'è maniera di estrarre queste informazioni dai prezzi di mercato, abbiamo, sto mettendo il più semplice possibile, possiamo andare più a fondo, abbiamo un problema di asimmetria informativa. Beni pubblici. Classico altro caso, qual è il problema del bene pubblico? Beh, il bene pubblico è che non abbiamo l'informazione esatta su quello che ogni partecipante all'economia valuta o il valore che dà al bene pubblico. Famoso esempio, no? Dobbiamo fare il ponte per andare dall'altro lato del fiume. Sappiamo tutti quel che costa il ponte, però tutti a dire: ma io sotto il fiume ci vado a nuoto, ma io ci vado mai, a me piace fare il giro, ma quel lato lì non lo sopporto, no?
e questo ovviamente nella misura in cui misrepresent, cioè rappresenta in maniera falsa, no? Quindi c'è anche un altro, in economia si ammette di gran lunga la bugia, la bugia fa parte delle regole del gioco, ovviamente non c'è maniera che riusciamo a estrarre dagli individui i prezzi che sarebbero disposti davvero a pagare per il pubblico, la loro willingness to pay, che corrisponde al beneficio che ne traggono, e quindi di nuovo il bene collettivo, pubblico, eccetera, non verrà fornito in maniera efficiente, diremo tutti un po' meno di quello che vale, poi qui dipende dal tipo di gioco, di meccanismo che si vuole cercare di stabilire, e faremo meno bene pubblico di ciò che sarebbe efficiente. Questo, insomma, per quanto possiamo continuare con gli esempi, ma mi fermo sulla simmetria informativa. Michele Anzi chiede, no, cioè, stai rovesciando, stiamo parlando della teoria, nella pratica la simmetria informativa c'è sempre, praticamente, no? Private information c'è sempre. Esternalità in cosa consiste? Consiste nel fatto che vi sono situazioni in cui io faccio qualcosa, o ben come consumatore, ben come produttore, ben produco, ben consumo, ma di nuovo a livello astratto, guardate, non si può tranquillamente ignorare, perché puoi scrivere le cose in maniera tale che è praticamente lo stesso. Questa cosa che io faccio ha svariati effetti, ma per ognuno di questi effetti non esiste il corrispondente mercato. Alcuni di loro c'è il mercato, quindi c'è un prezzo di quell'effetto, per altri no. E siccome quell'effetto non è prezzato ed è un effetto su altri, ne risulta che io o sopravvaluto o sottovaluto a quello che produco, gli altri viceversa sottovalutano o sopravvalutano quello che ho prodotto, e quindi i prezzi, non riflettendo questo, non portano a una allocazione efficiente delle risorse. Benissimo, io volevo collegarmi proprio al primo esempio che ha fatto, cioè quello delle asimmetrie informative. Mi è capitato di leggere un articolo che ha pubblicato Kenneth Arrow, un economista che immagino molti che seguono il canale lo conoscono già, perché il prof ne ha parlato molte volte. Arrow ha pubblicato un articolo già nel 63 su The Economic Review, dove parlava proprio del problema del mercato delle cure mediche. E sostanzialmente, da quello che leggo nell'articolo, poi so che Arrow ha scritto molto sul tema, non è che si limita solo a quell'articolo lì, ma spiega in maniera molto, molto semplice, anche per chi non è addetto ai lavori, che sia la domanda che l'offerta non presentano le caratteristiche che permettono, appunto, quello che diceva prima il prof, teoricamente un equilibrio che raggiunge un ottimo paretiano. E il problema, uno dei problemi, è quello proprio delle asimmetrie informative, nel senso che i medici hanno delle informazioni sulle cure mediche, sulla loro probabilità di successo, su quali cure ti servono, eccetera, che sono molto maggiori. Cioè c'è veramente una simmetria molto forte tra i medici e i pazienti. Quindi io volevo chiedere al prof, in una situazione del genere e nella situazione del mercato delle cure mediche, magari quello statunitense, ci focalizziamo su quello, non so se poi il prof vuole parlare anche in generale, quali sono le possibili, cioè quali sono le cause di questa misallocazione, non so se è una parola corretta, ottimale delle risorse, una locazione subottimale delle risorse, e quindi come risolvere la simmetria informativa, perché vedo che ad esempio una delle soluzioni adottate è quella delle licenze, però le licenze producono anche dei problemi, nel senso che costituiscono una barriera all'entrata e poi di fatto portano alla creazione di monopoli dal lato dell'offerta, nel senso che i medici sono pochi e quindi si riescono, diciamo, più facilmente, almeno questo è quello che intuisco io, poi magari il prof mi corregge, a coalizzarsi più facilmente, perché sono pochi, hanno le informazioni necessarie e ce le hanno praticamente solo loro nel mercato, quindi i pazienti non ce le hanno, eccetera, eccetera. Quindi le licenze funzionano effettivamente a risolvere questo problema di asimmetria o non fanno altro che aggravare il problema? E nel caso non funzionino, quali sono le possibili soluzioni che la teoria economica ci offre in questo caso? Domandona. Allora, intanto la risposta è
quella diretta e semplice, no, non risolvere un problema. In un certo senso appartengo a, credo che siamo la maggioranza, a quei ricercatori che ritengono che il mondo è imperfetto rispetto al modello ideale di Pareto efficiency, del primo teorema del benestare, e che è così, fine. E quindi lavori per cercare nei limiti possibili di identificare e ridurre quelle inefficienze, eviti di cadere nella trappola, che è la tipica trappola, a mio avviso, degli stolti, però una trappola in realtà in cui qualcuno ci gioca interessato, di pensare, scusate, poi ci tornerò, che siccome c'è l'inefficienza di mercato, allora di sicuro lo Stato fa meglio. Su cui fin dall'inizio, ma Kenaro per primo, era perfettamente consapevole che i limiti informativi dell'economia privata sono condivisi dall'apparato statale. E quindi senza neanche metterci a discutere public choice e così via, è banalissimo capire, proprio il tuo esempio dei medici è perfetto, no? Che se io non so valutare la qualità del medico, il medico non sa valutare la mia disponibilità a pagare e quanto al margine io sono disposto a spendere perché mi aggiusti la gamba in qualità 1, 2, 3, 4, 5, di sicuro quella stessa mancanza di informazione non ce l'ha, o ce l'ha solo parziale, il funzionario statale che gli dà o non gli dà la licenza. Se poi la licenza gliela devono dare i futuri colleghi suoi, perché una volta ottenuta la licenza appartiene all'associazione dei medici, vale tanto quanto. Quindi occhio. Allora, la licenza cos'è? La licenza è una delle maniere di cercare di ridurre, non di eliminare, la simmetria informativa. È banale che in un mercato che non sistema, in cui non c'è alcun titolo, e non c'è alcun filtro, e non c'è alcun criterio di misurazione, no? Nell'entrata nel mercato della medicina, sarebbe un mondo, come ben sappiamo, pieno di fattucchiere, di curatori e di delinquenti. Lo è già adesso, nonostante le licenze, lo sarebbe ancora di più. Come giustamente vedo, scrive da uno che ci ascolta, ho buttato l'occhio un attimo, Tozzi, dice, l'esempio per il medico è molto emblematico perché è facile da capire, ma vale anche per il fruttivendolo. Ed è verissimo. Questo è il punto. Le asimmetrie informative sono appunto. Io in realtà non so bene da quanti giorni il fruttivendolo ce l'ha quella frutta. Non so bene qual è la qualità intrinseca. Forse non la sa neanche lui, perché magari l'ha comprata all'ingrosso al mercato, la provenienza, la cura, eccetera. No? In realtà, se non l'ha tastata, non so neanche bene se davvero quelle delicious sono così delicious come sono supposed to be, o invece sono slightly less delicious. Ok? Quindi è ovunque, lo stesso vale nella macchina, eccetera. Il problema è che ci sono dei mercati dove il livello di standardizzazione, di conoscenza del consumatore, che il consumatore ha del prodotto, è alto a sufficienza a dire, vabbè, insomma, maglione il maglione, c'è scritto cashmere, lo tocco, ma magari non è cashmere, c'è scritto, sì, però più o meno, no? Capisco cosa sto facendo. Se invece ho una particolare forma di, io ci scampi e liberi, leucemia estremamente rara, la mia capacità di capire se davvero ciò che il medico mi dice, la sua capacità di capire ciò che io ho, diagnostica, è estremamente ridotta, per cui siamo veramente al buio. Ma lo stesso vale per la licenza. La licenza ha questo strano carattere, no? Che è erga omnes, cioè nel senso che per quelli, scusate, no, erga omnes non andava bene, è uniforme, ecco, no? Vale, è uguale per tutti quelli che ce l'hanno, mentre sappiamo benissimo che come fra i dottori come fra i calciatori, fra i giocatori di pallacanestro come fra gli economisti, fra i cuochi come fra i burloni, c'è un ranking, alcuni sono più bravi di altri, non è che la licenza te la danno, dici sì però appartiene alla top 1%, dopo fanno, no, non è così. E quindi quell'enorme asimmetria informativa rimane, ci sono dei dottori che letteralmente non sanno leggere e scrivere, ci sono degli altri che invece stanno estremamente bene quello che stanno facendo e sono anche coscienti dei loro limiti. E il resto che hai detto sul potere di monopolio che dà è chiarissimo. Non lo ripeto, l'hai detto fin troppo bene. Tutte le volte in cui io decido con una qualche azione collettiva e quindi intervento pubblico di restringere su criteri di qualità e valutazione, licenze, bla bla bla, l'entrata in un mercato,
ovviamente creo delle condizioni più favorevoli alla creazione di poteri di monopolio. Non c'è automatismo, e qui cioè, bisogna ragionare su queste cose uscendo dalla logica 0-1. Non è che c'è tutto buono o tutto cattivo, o c'è l'absolute free entry o c'è solo lo stato regolatore, no? Un po' come si ragiona oggi attorno a Covid e compagnia, no? È tutto zero, non è così, perché la realtà non è fatta così. E quindi il criterio di concessione delle licenze si può modificare, aggiustare, cercare di migliorare continuamente, consapevoli che ha questo limite. Se lo stringi crei monopolio o favorisci la creazione del monopolio, se lo allarghi permetti l'entrata di fornitori di servizi estremamente eterogenei e quindi amplifichi, fai ritornare dalla finestra quello che hai cacciato dalla porta, cioè la simmetria informativa. Sì, sì, infatti una delle prime cose che mi è venuta in mente leggendo è che molto spesso, soprattutto in Italia, vedo che si usa la scusa, anche se non si parla direttamente di asimmetrie informative, ma si usa comunque la scusa del fallimento di mercato per mettere licenze ovunque, cioè per ogni tipo di mestiere. E vediamo la formazione di l'ordine dei giornalisti, l'ordine di questo, l'ordine di quell'altro. Ecco, allora, lasciami interrompere a tutti i problemi. Prima di andare sulla politica, torniamo un po' sulla teoria. Però su questo lasciami dire una cosa. Sì, qui c'è un'altra questione che è ancora che è divertente e complicata, ha a che fare con la sociologia della mia professione. Una delle cose, io credo erronee, non perché sia sempre erronea, ma perché l'abbiamo spinta all'estremo, dell'attività di ricerca teorica, specialmente negli ultimi decenni, è stata dimostrare che questa o quell'altra ancora istituzione, regola, in realtà cercavano di limitare un'efficienza di mercato, una inefficienza di mercato, una market failure. Questa dei vari ordini, medici, giornalistici, architetti, ingegneri, fruttivendoli, scarpai, eccetera, guilds, su questo c'è anche un ampio dibattito, è un buon esempio, no? Di stronzata e di esagerazione. Tra l'altro su questo, adesso vado male con i titoli, proprio recentemente gli storici economici ci hanno lavorato parecchio. Il mio vecchio collega e amico, ora non più in vita, Douglas North, era uno che aveva teorizzato le gilde medievali sono servite, sono state estremamente utili alla crescita economica nei comuni e nelle città del tardo medioevo. L'evidenza si va accumulando che Douglas, che era uno geniale, quella se l'era proprio inventata. E non è vero, sono in realtà strumenti di monopolio di potere, così come sono nati, sono mantenuti nel tempo, che possano in parte servire a ridurre l'inefficienza, forse anche ci sta, ma è duro dire storicamente che così è, di certo. Okay? Però prima di andare lì, io farei uno sforzo tutti assieme per capire la natura di queste inefficienze cosiddette di mercato. Perché altrimenti sì, è vero, la teoria dell'inefficienza di mercato sin dalla fine dell'Ottocento, probabilmente direi con Pigou e compagnia, è il fondamento teorico del, se vuoi, intervento statale dello stato del benestare, dello stato che vuole migliorare il mercato, d'accordo? Sì, possiamo già fermarci lì, però io credo che sia il caso di capire meglio, con domande, con esempi specifici, come funziona e in che senso pensiamo ci sia una inefficienza di mercato. Professore, se permette, vorrei aprire un ragionamento. Allora, visto che parliamo comunque dell'aspetto relativo alla sanità, la domanda che pongo io è: il fallimento di mercato a cui viene attribuita appunto la sanità non è forse anche di per sé in realtà originato dallo Stato? Nel senso che guardiamo per esempio il mercato statunitense. Abbiamo l'American Medical Association, che ha un monopolio che praticamente è su concessione statale, che limita l'accesso agli studi, per le scuole di formazione, quindi la creazione di nuovi medici. Abbiamo un mercato, un sistema assicurativo che praticamente di per sé è condizionato da quello che possiamo definire la politica fiscale statunitense dalla Seconda Guerra Mondiale, quando
con un controllo dei salari, dei prezzi, si giunse a una concorrenza sui benefit collegati ai lavori per i lavoratori, oppure al semplice anche fatto, per esempio, che in questo contesto c'è un eccesso di protezionismo nei confronti appunto dei soggetti, quindi come dire, per esempio, se una persona è obesa, perché io devo necessariamente finanziare le sue cure se è stato lui stesso la causa della sua obesità? Perché noi dobbiamo, come dire, proteggere obbligatoriamente qualcuno per la sua stupidità innata? Nel senso che, allora, c'è un problema secondo me quando si parla dei fallimenti di mercato, che noi abbiamo una forte teoria relativa ai fallimenti di mercato, abbiamo chiari esempi, però non abbiamo un controaltare specifico per quanto riguarda gli aspetti relativi invece all'intervento statale. C'è una teoria sulla pianificazione, c'è una teoria sulla sulla economia del benessere, ma non c'è una teoria organizzata, strutturata, precisa per quanto riguarda invece l'efficacia e l'efficienza dell'intervento statale nel sistema economico. Ma semmai abbiamo soventemente delle schermaglie, se possiamo così dirle. E proprio il settore sanitario, a mio avviso, è uno di questi. Di fatto, se io voglio proteggere la popolazione limitando ulteriormente gli accessi, perché al posto, che ne so, di favorire l'accesso a 10.000 medici, non riduciamo a 1.000 medici o a 10 medici, quelli più bravi, quelli che hanno i voti migliori, quelli che hanno un giudizio migliore? Però per la stessa logica, allora perché io non posso, come Stato, posso intervenire nel mercato delle automobili e limitare, che ne so, determinati modelli perché non li giudico per i miei standard, per i miei giudizi non adeguati? Cioè, alla fine la logica è quella, perché invece non aprire ulteriormente e lasciare quindi che ci sia una vera forza concorrenziale che ponga fine, diciamo, o quantomeno riduca tali limiti, tali fallacità, diciamo, nel settore sanitario? Per esempio, non sarebbe forse più accettabile che all'interno del settore sanitario si accolgano appunto più medici, quindi vi sia una maggiore concorrenza, una maggiore possibilità di far scendere i prezzi e i costi, la possibilità di ammettere ulteriori associazioni dei medici? E lasciare che siano le persone a scegliere poi dove curarsi con i loro soldi. Di fatto, una cosa che è stata criticata da Demsetz ad Arrow era proprio quel cosiddetto Nirvana Approach, quello che si stava affermando prima, cioè questa scelta di comparare il sistema reale con un sistema idealistico, quello della concorrenza perfetta, dell'equilibrio gaussiano, che è un approccio appunto a un mondo ideale che non esiste e non esisterà mai, proprio anche per i suoi assunti, che prevedono soggetti price taker, soggetti che sono homo economicus, ma in realtà non lo sono. Cioè, non siamo dei in terra, non abbiamo accesso alle informazioni. Blocca tutto, perché hai messo 50 argomenti sul tavolo, non ho ben capito quale vuoi discutere. Sì, ma il problema è che cioè, mi devi perdonare. Certo. Tre quarti di quello che hai detto sono cazzate. Fantastico. Detto molto francamente. Allora, cominciamo da dove ti vuoi tu, però. Ambito sanitario. Buon Harold, ti racconto come io e Harold Demsetz siamo diventati amici. Io sono professore a UCLA tra l'87 e il 90. Harold non gradì l'arrivo mio e di altri al dipartimento, l'ha detto pubblicamente. Axel Leyen quell'anno ebbe un gran colpo. L'anno prima era riuscito a far tornare a UCLA Guido Tabellini, per ragioni personali. Guido era a Stanford e decise di tornare a UCLA. Aveva preso il PhD a UCLA un anno o due prima di me. È andato a Stanford e poi per una serie di ragioni personali decise di prendere il posto a UCLA. Io ero andato a Chicago e anch'io per ragioni personali accettai il posto a UCLA. Arrivò Gary Hansen, arrivò Franco Peracchi, eravamo tutti, come dire, high tech. UCLA, dovete sapere, era il posto, per chi non sa, dove c'era un po' di high tech, tipo David Levine o anche Ed Limmer o Joe Ostroi, ma il nucleo dominante del dipartimento era un nucleo molto free marketers, c'era il cui leader intellettuale è un grand'uomo, lui sì, molto poco ideologico, Arman, era un uomo molto saggio, un signore dal nome di Arman Alkian, e poi l'altro soggetto molto visibile, poi arrivò anche Hal Harberg, esattamente lo stesso anno mio, lui era anche a Chicago, erano andati amici a Chicago, era Harold Demsetz. Harold non gradì per niente il nostro arrivo. Erano arrivati secondo lui gli economisti matematici, i mandarini, erano tutti comunisti. Purtroppo ora aveva un mondo molto semplificato e molto ristretto. Era un uomo brillante, ma era un mondo ristretto. E non capiva,
Infatti si è sorprese molto quando anni dopo David e io scrivemmo le cose sul Perfect Competitive Innovation, cioè, wow, you know, George Stigler used to talk like that, but he gave up, nobody was listening. Infatti mi mostrò un paper di George scritto l'anno in cui ero nato, 1956, in cui abbozzava a parole quella che poi io e David abbiamo cercato di mettere in ordine più formalmente. Bene, detto questo, il problema è che Harold insomma era molto ostile per ragioni sciocche, a mio avviso, di fondamentalmente complessi inferiorità. Siccome non capiva la matematica, non capiva la teoria economica. E quindi faceva affermazioni gratuite che non avevano base alcuna. E un giorno in un consiglio di facoltà in cui insisteva di assumere uno solo perché era di destra ed era pro free market e non faceva formule, io non resistetti, proprio l'ho preso in giro, ero cattivo anche da assistant professor, non avevo molta paura di non prendere tenure, infatti me la diedero subito dopo, era credo al primo anno lì, e l'ho preso in giro. Lui però riuscì a gestirla bene e disse, ma insomma anche tu pensi che sono proprio un fascistone di destra? Dico, no, c'hai ste robe, così. Sei un po' ristretto, cioè sei rigido, non confondi la teoria con la politica troppo rapidamente. È uno dei grandi difetti di molti, confondere la teoria con la politica. Mi dice, ah sì, dai, un po' mi dispiace, sai, perché tutti hanno sta brutta roba che dicono, com'è che fai a trovare Harold Demsetz? Questo, ti ricordo che Harold era anche piccolino, non tanto piccolo come Milton Friedman, ma era piccolino. Dice, ora devi fare un passo a destra di Milton Friedman. E dice, ma non è mica vero, sai, io sono uno buono. Dico, no, hai ragione, Harold, non bisogna fare un passo a destra di Milton per trovare te, bisogna farne almeno due, forse tre. E la cosa gli piacque tanto, non so perché. E da lì diventammo amici. E non era così convinto delle cose che diceva. Le cose che diceva, insomma, le diceva perché gli piaceva rompere le balle. Questa specifica che hai detto tu, capisci? Lui lo sapeva che era una stronzata. Perché sapeva che era una stronzata? Perché sapeva benissimo, quando doveva andare a circolare, che la simmetria informativa con i medici era gigantesca e che non c'è meccanismo di mercato whatsoever che riesca a risolverlo. E qui il problema non è che Harold deduceva tutte queste sue conclusioni da un modello astratto. No, no. Il modello astratto serve come unità di misura. Dopodiché devi chiederti, ma nel mondo reale il problema che il modello astratto mette in evidenza c'è o non c'è? E allora, in questo caso, c'è. E dire semplicemente, ma gli individui dovrebbero andare a cercarsi i medici secondo i prezzi di mercato e scegliere, è una boutade poco scientifica. Perché neanche chi lo dice lo fa. Chi lo dice utilizza 100.000 strumenti per cercare di superare la simmetria informativa e andarsi a cercare il medico giusto. Non lo sceglie solo perché costa di più. Lo sceglie in base a svariati meccanismi che selezionano e cercano di estrarre segnali. Quindi che piaccia o meno a Harold, così è. Ed era vero anche per lui. Quindi la risposta sempliciotta, banalotta, di ah, ma voi siete solo dei teorici astratti, non regge, non è buona. In un consesso di persone intelligenti, anche il buon Demsetz si sedeva e ragionava, perché sapeva che l'altra era una buttata. E non è vero, tra l'altro, che l'American Medical Association, tutte queste cose qua sono un prodotto dello Stato, perché come ho ricordato prima sono l'opposto, sono il prodotto del mercato. Nessun Stato socialista ha creato la ghilda dei Fabri Ferrai o dei calzaturieri o dei fabbricatori di scarpe, come cavolo si chiamavano. Si sono creati da soli. Se il cosiddetto Stato ha fatto qualcosa, ne ha limitato i poteri, li ha regolati, ma di sicuro non li ha creati. Quindi la risposta, voler cercare in classico stile
non so bene come chiamarlo, rothbardiano, di risolvere i problemi negando che esistano, non è una buona strategia scientifica, non è neanche una buona strategia politica. Il problema esiste. Il problema esiste come? La simmetria informativa è brutale, nel caso sanitario, e insistere che essa esiste e che le lobbies dei medici esistono solo perché lo Stato le ha create è semplicemente falso, storicamente falso. Storicamente falso. Perché il dottor Balanzone, della commedia dell'arte italiana, faceva parte della ghilda degli spezieri, o come diavolo si chiamavano col linguaggio del tempo, i farmacisti, e non l'aveva creata lo Stato socialista, che non esisteva, ma non l'aveva creata neanche il Podestà, si erano creati da soli, si erano imposti sul Podestà. Da questo che bisogna partire. Quindi, scusa Simone, qui secondo lei, in questo contesto sanitario, visto che appunto abbiamo dei soggetti che comunque fanno le loro ricerche, le loro valutazioni rispetto ai medici, secondo lei questa dinamica non potrebbe evolversi col tempo? Cioè non potremmo avere un incremento di soggetti che scelgono di formarsi maggiormente? Ma certo, cioè, assumere che gli agenti... Matteo, prova a guardare. Il problema non è... Certo che si evolve. Ma le capacità cognitive delle persone, per esempio, sono quelle che sono. La mia capacità oggi di valutare un ortopedico è abbastanza alta. Perché? Perché da anni, per aver fatto troppo sport e volendolo ancora fare, ho un problema all'anca sinistra e ho studiato molto il problema. Ma se mi viene domani, tocco di tutto, un'altra cosa, meglio che nemmeno la nomini, non avrò il tempo di studiarla e di informarmi su chi me la sa curare adeguatamente, capisci? Dovrò fidarmi di filtri e io sono un privilegiato. C'ho un dottorato, faccio il professore da 40 anni, c'ho amici medici nello specifico nei migliori facoltà di medicina del mondo e c'ho anche, io non me ne vergogno mica a dirlo, un quoziente di intelligenza ben superiore alla media. Per cui posso leggere rapidamente, ma non è questo, non vuol dire che io sono lo stereotipo, lo standard, il prototipo su cui va costruita la politica pubblica. Questa sarebbe una stronzata da parte mia. Devo anche costruirla su chi il dottorato non ce l'ha, non c'ha gli amici nelle cliniche, eccetera, 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 e capisce magari anche poco perché è un fiantin tonto. Io qui mettiamo in campo un altro tipo, che finiamo in un argomento completamente diverso dall'economia, finiamo nel mondo dei diritti, dei principi, dei valori e non ne usciamo. Restiamo sull'economia. Il problema esiste. Esiste. Per una semplice ragione che il mercato che si autoregola è una cosa strana, allora va studiato. C'è un paper molto bello che vi invito a leggere, molto complesso. Ok? Molto bello che fece imbestialire Harold perché non lo capiva. È scritto da due cari amici, che tra l'altro erano anche due ammiratori di Harold, che si chiamano Vivichari, il V.V sta perché c'è il nome che è infinito, Varadarajna, è noto come Chari, e l'altro è Larry Jones. Sono entrambi ancora professori a Minnesota, siamo stati colleghi in tanti posti, a Northwestern, a Meds e poi a Minnesota, e amici da 87, anzi 86, quando ero a Chicago ci siamo conosciuti allora. Larry e Chari hanno un bel paper che falsifica e mostra che una di queste affermazioni tipiche di Demsetz del mondo secondo cui non ci sono market failure è falsa, e cioè mostra che in tutte le situazioni in cui c'è esternalità, se lasci che gli individui facciano free bargaining sotto una classe la più generale possibile di equilibrium bargaining solution, esistono, gli equilibri sono praticamente quasi tutti efficienti. Ok? C'è un problema vero, non è un problema inventato da Ken Arrow o dagli economisti matematici di sinistra perché avevano la mente bacata. La mente bacata poi ce l'ha chi utilizza questi argomenti per inventarsi il socialismo, ma è un altro discorso, capisci? Il fatto che io non gradisca che mi arrivi l'ammazzucato di questo mondo a dire stronzate sullo stato imprenditore non implica
che in quanto ricercatore io debba dire che Arrow, quando scriveva le cose sulle asimmetrie informative, aveva torto. Ora bestia, aveva ragione. Se posso aggiungere una cosa, sempre leggendo l'articolo pubblicato da Rosenthal, una cosa mi ha colpito molto, che sostanzialmente, almeno quello che ho capito io, il problema del mercato delle cure mediche non sta solo nelle asimmetrie informative, ma proprio nella natura del prodotto, nel senso, è diversa una cura medica dall'acquistare, come diceva prima il prof. Umane, per due motivi. Uno, perché è incerto, nel senso che il momento in cui io manifesto una malattia e ho bisogno delle cure per quella malattia, io non lo posso prevedere. Quindi non è che posso andare ad informarmi, ad acquisire quelle informazioni che mi mancano prima di prendere il farmaco. Manifesto questa malattia, vado dal medico e non ho il tempo materiale per ridurre quelle asimmetrie informative, quindi non so neanche quanto effettivamente sia possibile in un mercato totalmente libero, senza intervento statale, senza un regolatore, e in generale ridurre questa asimmetria informativa da solo come individuo, nel senso che appunto ci vogliono tanti anni di esperienza per accumulare quelle informazioni. E il fatto che il presentarsi di una malattia sia incerto rende tutto ciò molto difficile. E quindi sostanzialmente io non credo molto nella possibilità che col tempo, certamente le asimmetrie si possono ridurre, ma mai abbastanza da rendere superfluo o da annullare il problema, ecco. Sì, sì, cioè quell'esempio che hai fatto l'avevo menzionato prima, quando ho fatto l'esempio su me stesso, no? Che so qualcosa è l'anca, ma se mi viene un'altra roba inaspettata. Tra l'altro, visto che l'ho menzionato, visto che questa cosa ha anche una funzione didattica, almeno per me, e quindi so che ci sono delle persone che... È un paper complesso, però è un paper di ricerca. Il paper di Larry e Chari è questo... Fatemi vedere, datemi un attimo, qui, un attimo, eccolo qua, eccolo qua, è questo. Lo trovate, è pubblicato, ma comunque lo trovate come staff report della Fed di Minneapolis. Vedete che la data è 91, ma il paper è precedente, un paper del... Io ero ancora a UCLA quando Larry venne a presentarlo, quindi sarà dell'89-90. Ok, quindi chi è interessato può darci un'occhiata. Ripeto, un paper tecnico, non è per tutti, ma insomma. E come vedete discute questa cosa del cosiddetto pseudo-cause theorem. Ecco, per chi, di nuovo, le cose che Matteo sosteneva si basano su una pseudo-teorema. Cosa era uno intelligente, però il cosiddetto cause theorem è un po' un teorema finto, che dice fondamentalmente tutte le volte che c'è un'esternalità, in questo caso, loro studiano il caso dell'esternalità, o la simmetria informativa, il tutto si può risolvere, basta attribuire i property rights in maniera completa e lasciare che la gente faccia bargain. A parte che basta attribuire i property rights in maniera completa, richiede comunque che qualcuno li attribuisca, a meno che la soluzione non sia che ce li attribuiamo tirandoci delle legnate, perché se la soluzione è ce li attribuiamo tirandoci delle legnate, è senz'altro una soluzione, se volete, realistica. Per molto tempo e tuttora gli esseri umani i property rights in generale se li sono attribuiti tirandosi legnate, ma è hardly una policy prescription, direi, no? Non credo che nessuno trovi interessante andare indietro e dire sì, guardate, quando mancano i property rights, sono un po' indefiniti, la maniera in cui si risolve è sparandosi addosso, quindi fate pure. Non è neanche efficiente, no? E appunto l'argomento di cause è un argomento che appunto Larry e Chari e tanti altri hanno dimostrato essere falso. Non è vero che anche se attribuisci i property rights, quando la decisione deve essere collettiva, cioè coinvolge più di due persone, il generatore di esternalità e chi la subisce, le soluzioni siano efficienti. Non lo sono. Occhio, questo se la preoccupazione di Matteo era, ma Boldrini sta dicendo che allora l'intervento dello Stato è sempre giustificato. No! Per la semplicissima ragione, ed è lì che va fatta la battaglia, che l'intervento dello Stato, in moltissime di queste occasioni, soffre degli stessi limiti ed anche peggiori
di quello del bargaining fra soggetti privati. Ed è questo che va studiato e va documentato. Vabbè, professore, se mi permette il chiarimento, non mi permetterei mai, nel senso che negare l'esistenza di fallimento. Stiamo parlando fra colleghi. No, nel senso, tranquillo. No, nel senso che, allora, di fatto qual è il problema? Allora, vorrei fare una piccola digressione, se mi permette, che magari forse per lei è scontata, ma per tanti altri non lo è, specialmente per chi ha studiato, studia economia. Cioè, quando noi facciamo l'università, di fatto abbiamo questi corsi di microeconomia, scienza delle finanze, chi ne ha più ne metta, in cui praticamente viene insegnata una determinata parte della teoria, cospigu, esternalità, sono tutti concetti basilari. La questione qual è? Che molto spesso non si approfondisce i temi. Per esempio, TEMSETS non l'ho mai sentito, per quel che mi riguarda, nei miei corsi. Quindi tutta questa parte di dibattiti sfugge, e quindi giustamente bisogna comprendere maggiormente di che cosa si sta parlando. Perché di fatto proprio una critica, che quella che dicevo prima del Nirvana Approach, è che giustamente ti confronti con un mondo ideale, pur sapendo però che il mondo non potrà mai essere ideale, di questo ne devi essere assolutamente consapevole. E di fatto bisogna colmare quelli che sono i limiti della teoria, a mio avviso. E proprio uno di questi limiti riguarda appunto l'aspetto relativo allo Stato. Lo Stato che, secondo me, la teoria non è adeguata. Proprio perché allora, ha più limiti, secondo me, rispetto a un approccio di mercato. Senza nulla togliere i limiti di mercato, perché l'uomo è stupido per definizione. Matteo, non sono i limiti della teoria, sono i limiti dei professori che ti insegnano. Ah, okay. Sono i limiti di una ideologizzazione dell'insegnamento universitario e della trasformazione di ciò che è un'attività di ricerca in uno scontro ideologico-politico immediato, che si vede traspare da queste discussioni. E io sto cercando di tirarmi indietro da quel punto di vista lì, perché se no, pur essendo una persona che è disposta a fare battaglia politica, tutto quello che tu vuoi, la ricerca è ricerca, i teoremi sono i teoremi, i risultati sono i risultati. Chi non lo sa apprezzare, i problemi sono suoi, non miei. E se il professore ignorante non vi insegna o non insegna, o biased, di quelli che infatti, come succede specialmente in Italia, li inviti a discutere e scappano regolarmente, ormai la collezione è infinita. Quello non è un limite della teoria economica. Tutti i campi di ricerca, tutte le discipline, e questa è una cosa che ho imparato proprio da Harold, non si giudicano dal produttore mediano, men che meno dal peggiore, si giudicano dai migliori. La qualità della teoria economica si giudica dai migliori risultati di teoria economica, non dalle stronzate che dicono quelli come Bagnai, che non la sanno, tanto per essere espliciti, o come Fassina. Ok? Quindi, il dibattito su questo tema, se volete metterla così, visto che è uscito, Coase Theorem versus Market Failure, va condotto al livello appropriato. Non possiamo condurlo al livello a cui i mediocri ci forzano a condurlo. Poi, nella battaglia politica, siccome dobbiamo scontrarci con le mazzucato che dicono queste scemenze, ok, cercheremo anche di farlo, d'accordo? Però senza confondere la ricerca con la polemica politica. Volevo allora approfittare a questo punto del tema per chiedere allora se domani ci fosse un nuovo governo e fosse Michele Boldrin il commissario speciale con poteri illimitati che ci può permettere di vivere in uno stato di diritto, come farebbe intervenire lo Stato dove ci sono i fallimenti di mercato? Perché sappiamo benissimo che in Italia qualsiasi intervento statale, anche magari giustificato, diventa una lotta politica e diventa un gioco di poltrone per far sedere l'amico del cugino dell'amorosa. Quindi deve essere un intervento che può durare nel tempo o può essere banalmente un intervento di breve durata, per non parlare poi magari dei problemi di moral hazard che si creerebbero. Sì. Io capisco la domanda, eviterò di rispondere e cercherò invece di fare lezione. Noi dobbiamo essere capaci di utilizzare gli strumenti dell'analisi economica, in questo caso dell'analisi sociale, anche per capire questo. Ed è una cosa in cui
di nuovo, chi ha fatto ricerca economica con serietà ed edizione l'ha capito, chi l'ha utilizzata solo per fini politici no. Quindi questo tipo di difetto lo trovi da entrambi i lati, se vuoi. Okay? E cioè non riuscire a capire fondamentalmente che anche lo scontro cosiddetto politico-ideologico fa parte di quella che Mises chiamava human action. Lo Stato è un prodotto dell'azione umana. La fantasia libertaria secondo cui l'azione umana non produce Stato è una stronzata. Tanto quanto la fantasia comunistica secondo cui l'azione umana libera produce solo baci in bocca e condivisione di beni e doveri. Sono entrambe false. Le scienze sociali o sono storiche o non sono. E qui occorre avere un minimo di sottigliezza, occorre riuscire a separare la dimensione teorica in cui cerchiamo di estrarre assiomi semplificati dell'azione umana il più possibile universali e poi fermandoci quando ci rendiamo conto che non lo sono. Pensate a tutto il lavoro che da 200 anni quasi la ricerca economica fa nel cercare di capire se c'è una maniera elegante e di modellare le cosiddette preferenze. Pensate solo a quello, no? Io credo che nessun essere umano minimamente intelligente neghi che evidentemente gli esseri umani hanno a un certo livello delle preferenze, dei gusti, dei desideri. Ho appena finito, ho tirato un po' a lungo una cosa con degli psicanalisti, quindi no, il desiderio è la chiave del mondo, se sei un psicanalista, no? Allora, e credo che nessuno di noi abbia alcun dubbio che i miei desideri, quelli di Simone, quelli di Matteo, quelli di Francesco e quelli dei 300 e passa che ci stanno ascoltando in questo momento, sono probabilmente diversi. Allora possiamo cadere in una specie di notte hegeliana in cui dice, siccome sono tutti diversi, sono eterogenei, non si può dire nulla. Ok? E quindi la ricerca è una forma di solipsismo in cui mi racconto a me stesso le cose che farei io perché ho i miei desideri, ma Francesco ne racconta delle altre. E non c'è possibilità di interazione. E magari è vero, ma allora lasciamo stare. Oppure, e i fatti suggeriscono che questa seconda strada non è solo più interessante, è anche più proficua, nel senso che c'è una parte di verità, vi sono caratteristiche delle mie preferenze, dei miei desideri, che sono simili o comuni a quelle di Simone, a quelle di Matteo, a quelle di Francesco, e con un minimo di lavoro estraendole, riesco a costruire modelli che non spiegano tutto di Michele, Simone, Matteo e San Francesco, però spiegano qualcosa. E spiegare qualcosa è meglio di niente. D'accordo? Allora, se tu parti, accetti questo punto di vista, ti rendi conto che c'è una dimensione della ricerca sulle scienze sociali che è essenzialmente astratta. Non astratta perché è matematica, ma astratta perché cerca di astrarre dai dettagli e costruire modelli. D'accordo? Questo fa la teoria economica. La teoria economica non è vero che quelle volte in cui si è lasciata prendere dalla fascinazione matematica e basta, ha perso tempo. Quando è riuscito a interagire bene con l'empiria e a costruire modelli che però si misurassero con l'osservato, ha fatto fare passi avanti. Questa è una dimensione. L'altra è quella storica. Perché mentre è vero che cerchiamo di trovare costanti dell'azione umana nei secoli e nelle civiltà, riconosciamo anche il fatto che noi non siamo una scienza sperimentale con eventi ripetibili stile fisica e che ciò che diciamo sull'azione umana deve essere consistente con ciò che avviene nella storia. Perché è l'unica fonte di dati disponibili che abbiamo. Ed è per questo che tutte le forme di idealismo utopico sulla natura umana fanno ridere, siano esse quella marxista o quella cosiddetta libertaria. Perché? Perché presuppongono un individuo che non esiste, una storia che non è mai esistita, delle società umane che non si sono mai viste, di cui non abbiamo alcun record e che tutte le volte che qualche pazzo ha cercato di farle sono finite in un disastro. Per quello, se volete, l'economia è difficile.
perché devi riuscire a essere molto astratto e teorico delle volte, come se voi andate a leggervi chi fa preference theory o decision theory questi giorni, no? Che so, Pesendorfer, andate a guardare gli articoli di Wolfgang, okay? Sul tentativo di modellare non expected utility, vi renderete conto che c'è un livello di sofisticazione analitico-sperimentale sostanziale, alta, non inferiore a qualsiasi altro field delle hard sciences, e però devi riuscire quell'asse a farlo incrociare con l'asse di un Giovanni Federico, per citare due amici miei, e cioè uno che pazientemente va in archivio, si guarda i catasti rurali uno ad uno e cerca di trovare, no, documentare. Questo è l'economia. E quindi i modelli ideali vanno messi alla prova. Allora, io credo che nell'economia cosiddetta neoclassica, al contrario di altre, ci sia sviluppata più che in altre posizioni ideologiche una profondissima consapevolezza che il modello varrasiano è solo teoria, non si è mai realizzato storicamente e serve puramente come unità di misura per misurare la realtà, che è sempre diversa dal modello varrasiano. Se volete, potete prendere anche quello di Coase come l'altro estremo, perché vi permette di misurare i transaction cost, per esempio. Però bisogna essere ben consapevoli che è inutile utilizzare uno dei due come strumenti di politica economica, perché è assurdo. Infatti io volevo proprio cercare di capire quali sono gli strumenti che si possono utilizzare per cercare di porre un rimedio ai casi di fallimento di mercato, portando un esempio che molto spesso viene citato essere un monopolio naturale, che è quello delle autostrade. Allora, in Italia abbiamo visto che si è cercato di regolamentare il settore delle autostrade, sostanzialmente dando una licenza che permetta avere il diritto di essere il monopolista. Questo è un problema, nel senso che da un punto di vista teorico, col modello varrasiano che abbiamo citato fino adesso, è un problema di allocazione ottimale delle risorse. Però se la teoria economica ci dice in questo senso che è un problema, so benissimo che c'è un'altra teoria economica, il design mechanism, mi viene in mente, che cerca di dare una risposta a questo tipo di problema. Non so se il prof ci vuole un po' spiegare in cosa consiste. So già che ha fatto una live sul tema, però magari ci vuole spiegare come si potrebbe applicare il design dei meccanismi in una situazione di monopolio naturale dove lo Stato vuole dare una licenza al monopolista. Avevo spento. Vedi, ecco, già è carico. Io l'ho presa molto seriamente, ma avete detto facciamo una roba di lezione. Io stasera mi sono messo quel cappello lì. I concetti che abbiamo messo sul tavolo sono già pesanti abbastanza, io non andrei là. Però l'esempio che invece porti è interessante. In che senso l'autostrada è un monopolio naturale? Non è ovvio, no? È perché dobbiamo costruire una rete. Per ogni data tratta, che so, Padova-Venezia, Padova-Vicenza, Reggio Modena, conviene, questa è una valutazione già economica, avere solo una autostrada a due o tre corsie che non fare tre autostrade a due corsie. D'accordo? Il fatto che convenga dipende molto dai costi e dalla quantità di terra disponibile. Perché di per sé, se penso a un sistema di urbanizzazione diverso, con grande concentrazione urbana e terra vuota in mezzo, potrei immaginarmi competizione. Larry Ozobel e Ray Mondenek, che era un paper carino fine anni e tanto, che dice two is enough for competition. Infatti di per sé basterebbe, se arriva William Baum o le altri, dicono ma se il mercato è contestable, se le barriere all'entrata sono basse, solo la minaccia della contestazione è sufficiente per forzare l'incumbent a stare in riga, no? Quindi, per esempio, potremmo giocare
alimentarci un meccanismo di procurement, come si chiama, no? Su questo sono lavori di Jean Tirole e Jean-Jacques Lafont in particolare, che è uno degli uomini che ha contribuito di più, in cui potremmo, invece di fare le cose che si sono fatte in Italia, potremmo fare appalti, gare di appalto continue, con restituzione dell'investito, no? Con garanzie e con la minaccia continua che guarda che rischia di arrivare all'incamo e guarda che faccio l'appalto e se qualcuno offre di meno perdi, quindi meglio che fai il lavoro buono. Ovviamente tutto questo in Italia non è stato fatto, ma questo non c'entra un piffero con l'economia o la teoria economica, questo c'entra con i legami fra politica e mondo economico, con la capacità della burocrazia italiana di pensare queste cose, metterla nei testi di legge e poi di metterlo in pratica, con la capacità dei politici italiani di capire che forse il sistema autostradale lo puoi dare in appalto in maniera diversa. Altri paesi hanno fatto un'altra scelta. Gli Stati Uniti d'America hanno da sempre scelto, no, che il freeway system, l'interstate freeway system, è statale e gratis. Ora, se voi mi dite, ma sei d'accordo? Guardate, non lo so perché. Perché non mi sono mai seduto seriamente con qualcuno a studiarmi i costi e i benefici. Perché se io confronto, se voglio confrontare un modello europeo, italiano, anche idealizzato, no, di concessione autostradale, con quello statunitense, il calcolo è complesso. Costi di transazione, la corruzione, la frequenza con cui gli aggiustamenti vengono fatti, scusate, le manutenzioni vengono fatte, l'aspetto redistributivo del tutto, no? C'è questa idea che noi abbiamo molto forte, le autostrade le paghi chi le usa. Negli Stati Uniti le autostrade le pagano tutto, salvo alcune, le turnpike, che in certe zone particolari invece le paga chi le usa. Ci sono ovviamente dei pro e dei contro, no? Dare una risposta a questo non può essere ideologico, non lo siamo in grado di darlo stasera. Io stasera posso essere d'accordo con te che dici, Boldrin, il sistema che abbiamo utilizzato non è ottimale. Sono d'accordo, molto probabilmente non è ottimale. Ma non ti so neanche rispondere, Francesco, senza fare i conti. Da questo punto di vista l'economia ti dà un'indicazione, poi è proprio una scienza empirica. Cioè, bisogna andare a fare i conti. È come con la TAV. Bisogna andare a fare i conti. E i conti non sono facili. Anche perché poi il conto ha un aspetto enormemente difficile, che è quello famoso che ci ha insegnato a tutti con grandezza Bob Fogel. Se non costruisco l'autostrada, la gente cosa farà? E cioè, se non c'è l'autostrada per spostarsi e spostare le merci, cosa utilizzeranno? Quindi c'è il problema di calcolare il costo opportunità di fare l'autostrada a 2 o a 3 o a 4 o a 5 corsie. Questo non è perché voglio eludere la domanda, voglio cercare di rispondere alla domanda onestamente, e cioè gli strumenti analitici per cercare di decidere a chi darla in appalto, se darla in appalto, quanto dare in appalto, con che criteri, con che frequenza fare le aste, ci sono. Ovviamente noi quattro stasera possiamo solo dire ci sono, perché ci sarebbe bisogno di 40 di noi per 2 anni con i numeri veri per fare i conti e dire, boh, guardate, questo è il trade-off. E sono sicuro che alla fine, arriveremo a lasciare la valutazione a un aspetto politico. Questo è il grande insegnamento, credo vi siete tutti che vi ispirate molto al pensiero liberale, io un po' meno, però c'è un grande pensatore liberale col quale tendo a trovarmi quasi sempre d'accordo, si chiama Isaiah Berlin, lo cito continuamente perché spunta fuori a tutti gli angoli. Ci troveremo a un certo punto, sono sicuro, anche se noi quattro facciamo i conti con 40 assistenti, che ci sarà un trade-off, no? Fra meccanismi di uguaglianza, di dare troppo potere monopolistico a uno, di rendere lo Stato ricattabile dal monopolista. Guardate la situazione italiana. La situazione italiana adesso qual è? Lasciate stare che questi banda di scampati di casa sono degli scampati di casa. E lasciate pure stare il fatto che quando Prodi e gli altri diedero la concessione a Benettoni lo fecero in una situazione di incompetenza e disperazione, avevano bisogno di soldi per cui gli concessero una licenza dorata. Il fatto è che oggi come oggi, dopo 20 e passa anni di monopolio dei Benetton, o della società dei Benetton, non c'è in Italia capitale umano, non c'è know-how, non c'è tecnologia, non c'è un'altra azienda che possa entrare e dire la prendo io, la gestisco io. Perché è sparita.
Il mercato è diventato non contestabile, per parlare alla Bobolo. E questo è il prodotto di politiche fatte. Ok? E quindi anche questo è un aspetto che devi mettere in conto, no? E quindi alla fine finiremo probabilmente per fare una scelta politica anche noi, ma almeno sarebbe una scelta politica consapevole, avremo davanti i costi e i benefici. Quindi si può fare, questa sera a chi ci ascolta non possiamo dire Saverio, Poloni e Villani raccomandano di dare in appalto i tratti di autostrada a blocchi di 30 km all'uno, con un'asta che avvenga ogni 6 mesi. Sì, sì, cioè, nel senso, sarebbe stata una risposta, cioè, questo è il tipo di risposta che mi aspettavo, perché è una risposta più, diciamo, banale, che spesso si sente dare, è da una parte c'è chi dice lo Stato deve nazionalizzare, come se appunto lo Stato fosse un'impresa pubblica, non avesse difetti addirittura maggiori di quelli che può avere un monopolio privato, e dall'altra c'è invece chi dice No, non facciamo niente, lasciamo stare. Quindi secondo me la risposta è, come sempre, dipende, è complesso. Ma guardate, lasciate che faccia io la domanda analoga. Pensate al dibattito, voi cosa ne pensate? Pensate al dibattito che c'è in corso sotto sotto a questa idea, no? Di fondere TIM con, come si chiama, l'altra azienda della fibra? Open Fiber, una roba del genere. Voi come la analizzereste, scusate? Io voglio dire la mia da completo ignorante, perché non so, a me piacerebbe vedere una rete unica, quindi come può essere la rete stradale, ma poi con la rete stradale mi viene un po' meno in mente un sistema concorrenziale, perché è qualcosa di fisico, ma secondo me una rete unica in cui poi dentro Vodafone, Wind, TIM, chi vuole può farsi concorrenza, può essere meglio di avere tante piccole reti private, secondo me. Poi pronto a essere smentito, ma chi ne sa più di me sicuramente. Onestamente rischio di essere tacciato di ideologia nel senso sbagliato del termine dal mio punto di vista stasera. Cioè, dal mio punto di vista, il monopolio non è mai un problema fin tanto che non si verificano le condizioni di monopolio. Cioè, per quel che mi riguarda, lo stesso concetto di monopolio naturale di per sé storicamente non è mai esistito. Perché? Perché fin tanto che il mercato è nelle condizioni di garantire la concorrenza anche potenziale, il monopolista o sedicente tale o anche l'oligopolio terranno comunque le antenne alzate. Basti pensare al settore bancario, dove oggi i potenziali concorrenti sono le società, che ne so, Facebook piuttosto che Samsung, perché hanno le tecnologie, hanno la liquidità. Il vero problema che vi pongo io è la questione del monopolio tutelato dalla forza statale. Nel senso, pensiamo al fatto che uno Stato decida di attribuire con sue procedure, sue scelte, sue valutazioni, magari condizionate da gruppi di pressione in modo inadeguato, comunque considerazioni non accettabili, e finisca con l'attribuire appunto questi servizi a questi soggetti senza garantire una concorrenza o una minaccia di concorrenza a totale. Quello è il vero problema. Di fatto, qui lo cito, e non so qual, allo sto punto quanto sarà ben accetto, Rothbard parlava di, diciamo, uno Stato inadeguato nella gestione delle infrastrutture. Per esempio, pensiamo appunto proprio al problema della duplicazione. Uno dei fattori maggiormente sentiti quando si parla di monopoli naturali sulle infrastrutture è la duplicazione delle stesse, duplicazione delle strade, duplicazione delle ferrovie, duplicazione degli acquedotti, dei tubi del gas, eccetera. In tal senso verrebbe a pensare appunto se lo Stato non sbaglia nella gestione appunto di queste sue proprietà, quindi non sbaglia la gestione infrastrutturale. Cioè, io almeno in questi termini la penso, secondo me si potrebbe aprire un aspetto più concorrenziale anche su questo tema. Di fatto esempi storici ve ne sono stati in passato. E quindi, sì, questo è l'aspetto fondamentale. Vado secondo io me. Prima che risponda il prof. Cioè, prima che mi cazzi. Ma sai, non è che ti cazzi, è che delle volte esatto, non capisco quello che dici. Cioè, se lo dice Rothbard, tra l'altro la probabilità che sia sbagliato è molto alta. Non sono rothbardiano, chiarisco, eh. Ma se chiunque citi Rothbard, secondo me, deve aver letto male qualcosa, perché Rothbard è un deficiente di dimensioni lunari. Ma adesso lasciamo stare Rothbard. Certo, certo. Attendo, prova a pensare un attimo.
Perché su questo non bisogna fare l'errore che fa, che so, Emanuele Felice. Emanuele Felice, per esempio, e compagnia, uso il povero Emanuele come esempio, parlano sempre di capitalismo, il sistema capitalista, no? E io giustamente dico, ma di che cazzo stai parlando? Me lo puoi indicare? Che cazzo è? No? Io tipicamente non sono in grado, perché alla fine finiscono per indicarti la proprietà privata dei mezzi di produzione, che è esistita in forme diverse, con intensità diverse, da quando qualcuno ha alzato un osso, gli era dato in testa a quello vicino. Era un mezzo di produzione anche quello, ed era privato. Bene, ma lo stesso vale col mitico mercato. Cosa vuol dire che non c'è problema di monopolio finché non si realizza, perché il mercato potrebbe? Prendi il caso concreto, cos'è il mercato? Il mercato non esiste. O con mercato si intende semplicemente il fatto che a volte gli esseri umani fanno qualcosa? Esattamente questo alla fine. Cioè nel senso, sì, mi permetto. Però Matteo, allora prova a pensare. In che senso AT&T era un monopolio? AT&T, l'ho già sentito questo caso di AT&T, American Telephone and Telegraph. L'ho sentito, ma non me lo ricordo adesso. Vabbè, in che senso la SIP? La SIP non funziona, perché tu mi dirai, ma era dello Stato. Ecco, fa conto, la SIP italiana, solo che era privata. Ok? Allora, la questione la pongo prima che ci fosse il breakdown, la creazione delle sette società concorrenti e poi l'evoluzione del sistema telefonico, c'era un monopolista, Ma Bell, no? The Bell, che veniva dalla Bell Company, si chiama, ed era confluita in questa, si era venuta a creare questa grande conglomerata che controllava l'intero sistema telefonico nazionale, e si chiamava AT&T, American Telephone and Telegraph. Ora, in che senso era un monopolio? Era garantito dallo Stato? No, di per sé, se volevi, potevi cercare di costruire una rete telefonica. Però le barriere all'entrata erano così grandi, il controllo sulla ricerca da parte di AT&T era così grande. I laboratori di Bell Labs, no? In New Jersey e in altri posti in America, erano così più avanti degli altri, perché nel tempo questi avevano costruito un posizione di monopolio, che la libera entrata non era impossibile. Il sistema telefonico, infatti, era arretrato, non ci fu innovazione. L'innovazione telefonica che conosciamo nasce alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, quando gli Stati Uniti danno l'esempio con l'antitrust, rompendo di brutto il monopolio AT&T. Tu potrei raccontare le storie divertenti, ma non c'è tempo, un po' di aneddotica da vecchio economista. E poi a seguito, anche nei paesi europei, si rendono conto che si possono privatizzare prima le imprese telefoniche, che erano pubbliche, e poi si possono rompere i monopoli e forzare una liberazione del mercato. Okay? Ma nota che tutto questo avviene per iniziativa pubblica. Perché? Perché a quel punto la contestabilità di AT&T era zero. Capisci? Era zero, come ha appena messo Stefano De Vecchi, ed è vero. AT&T aveva tutto il know-how tecnologico dell'elettronica e te lo teneva tra l'altro nel cassetto, perché non ne fotteva una beata minchia di innovare, tanto controllava tutto. Infatti questo è il punto che io sottintendo, nel senso che quando hai un mercato che appunto funziona e quindi barriere limitate, ci sono le condizioni per la concorrenza e anche potenziale appunto, quindi pensiamo all'innovazione per esempio, la concorrenza alla fine è un processo, innova magari, che può offrire un nuovo prodotto, pensiamo appunto al caso di Amazon, per dirne una, piuttosto che di altre attività, allora va bene. Poi ovviamente ci sono appunto quelle situazioni in cui si verificano dei blocchi, abbiamo dei limiti di mercato, e allora è giusto che ci sia un intervento. Il problema a questo punto è la logica sottostante l'intervento, secondo me. Nel senso che appunto, se lo Stato agisce nell'interesse del mercato in tal senso, quindi limita quel monopolio per garantire le condizioni di mercato, allora è legittimo. Se però dietro ci sono altre motivazioni, e mi viene a pensare agli interventi nell'ambito del settore bancario, quando sono subentrate altre logiche per determinate fusioni che hanno dato vita a dei mostri insostenibili, allora quello è un altro limite che deve essere considerato. E quindi secondo me qui si apre poi un altro tema gigantesco, che è quello dell'antitrust, dell'autorità di amministrative indipendenti, e capire se effettivamente funzionano, se effettivamente sono indipendenti o meno. Io almeno la pongo in questi termini.
se ho chiarito il dubbio. Secondo me la scheda di Catone direbbe che a pensare all'esistenza di un mercato mitico che non esiste, capisci? Cioè, mi dovresti dire che diavolo è sto, per esempio l'innovazione. Il mercato concorrenziale dell'innovazione, come si costruisce? In tal senso servirebbero imprese che facciano ricerca, che investono ricerca. Sembri un politico democristiano. Lascia stare, servirebbero le imprese che facciano ricerca. Non perché guardi, non scappo, vado a prendermi un accendino, certo, voglio fare la mia sigaretta e mi vado a prendere anche un altro po' di birra. Cosa vuol dire? Per ragionare da economista devi ragionare su un sistema istituzionale, cioè prova a chiederti, adesso disegno una serie di regole che in un mercato, in un settore specifico mi garantiscono il mercato concorrenziale. E poi mi pongo il problema di quanto stabile sia nel tempo questo insieme di regole, e poi mi pongo il problema del fatto che questo insieme di regole deve essere alla fine introdotto e accettato da esseri umani. Giusto? Perché deve essere così. Non è facile sta roba. Uno prova a chiedersela, si rende conto che il meccanismo dell'azione collettiva in questa cosa entra per forza. Entra per forza. Proviamo a farlo assieme. Allora, riflettiamo. Giustamente bisogna riflettere. Momento riflettivo. In effetti. Allora, per evitare di fare pubblicità nascondo cosa bevo. No, bisognerebbe partire dal primo punto. Qual è che era? Regole, un sistema di regole per creare il sistema, giusto? Allora uno dice, vorrei avere delle imprese che facciano ricerca, quindi questo mi garantirebbe la concorrenza. Potenzialmente. D'accordo. Però questo implica... Implica che ci siano soggetti disposti a investire in ricerca, come ci sia anche un'offerta di soggetti che facciano ricerca. Esatto. Quindi prova a pensare in Italia, no? In Italia, obiettivamente, adesso prendiamo un settore in cui il trasporto aereo. Sì. No? Voglio concorrenza nel trasporto aereo o nel settore ferroviario italiano. Pensate al settore ferroviario, cioè la Comunità Europea, per esempio, ha decretato che nel settore ferroviario deve esserci concorrenza. Notate che è un'azione statale, pubblica, perché nel settore ferroviario è estrema, e hanno provato a risolvere il problema, perché è vero che nel caso delle ferrovie la rete è obiettivamente un monopolio naturale, cioè francamente sì. Cioè, faccio molta fatica a immaginarmi che non lo sia. Cioè, posso farmi delle fantasie sulla possibilità di costruire altri binari, di spezzettarli, io gestisco un paper, però sono delle fantasie, non funziona. Piuttosto pensare in termini di liberalizzazione nella concessione della rete, almeno, però dipenderebbe anche ogni quanto la si dà in concessione. No, così è. Oggi lo è, no? E infatti se voi guardate sulle ferrovie italiane, specialmente al nord, vedete spesso circolare treni svizzeri, treni tedeschi, no? Treni austriaci e italo. Però è abbastanza facile vedere che le ferrovie dello Stato, Trenitalia, continua ad avere una posizione super dominante. D'accordo? Certo. Perché? Perché per esempio c'è obiettivamente un problema tecnologico di fixed cost di interazione della rete. Perché l'obiettivo devi riuscire a coprire una quantità di tratte, offrire una quantità di treni che per un new entrance ti pongono dei costi di entrata estremamente alti. Quindi uno che dica sì, però potenzialmente il mercato potrebbe, ha ragione astrattamente a dirlo. Però sul piano pratico, concreto, questa cosa è difficile da fare, tant'è che Italo, adesso vediamo cosa fanno questi fondi americani che sono entrati, però Italo è in palese difficoltà e gli unici che fanno un po' di competizione nelle tratte più frequentate fra le grandi città del nord sono cosa?
sono i monopolisti locali delle nazioni adiacenti che, avendo i costi fissi pagati, bla bla bla, si avventurano a fare un po' di concorrenza. Questo che voglio dire. Quindi, questo vuol dire che sono diventato statalista? No, sto ragionando concretamente, mi chiedo com'è che disciplino Trenitalia con la concorrenza. Infatti io propongo di ragionare in termini concettuali, non mi permetterei mai di sostenere che il mercato sia perfetto sotto questo punto di vista, perché di fatto non lo è, perché non siamo perfetti. Si torna al ragionamento di sopra. Ovviamente sì, se lo guarda, io su questo, Matteo, su questo io sono d'accordo con te, ma non credere che, no, è che non vorrei far passare, i movimenti del mercato pensino che possa esserci la perfezione. No, è che vorrei evitare... Vorrei evitare che passasse il ragionamento che io sono un ideologizzato di quel Erasma. Per quello è il passaggio, perché io sto ragionando, di fatto. Ragioniamo in sede pubblica, ma bisogna ragionare, perché l'economia è il ragionamento, piuttosto che corri da stadio, da questo punto di vista. Quindi sì, ci sono oggettivamente dei problemi, potenzialmente si può fare, concretamente va riconosciuto il limite. La questione però, concretamente, come si può operare. Ecco, vedi, questo contributo di Carlo Grancini è molto utile, l'ho messo io lì, perché risponde alla domanda che avevo posto prima, che è una domanda che mi sto ponendo ultimamente, per quello vi invitavo, sia voi sia chi ci ascolta, a dire la propria, no? Sulla questione della rete fibra, diciamo così. Che obiettivamente scavare il paese, no? E fare i tubi dove poi passano i cavi, è un semino, insomma, un monopolio naturale, cioè, quando diavoli di strade possiamo rompere, no? Cioè, poi anche un costo sociale, obiettivo, se io ho 5 imprese che concorrono a Manhattan a mettere i cavi e ognuna di esse separatamente mi spacca Fifth Avenue e tutte le avenue di Manhattan, il costo sociale di bloccare le avenue di Manhattan per mesi per scavarle e mettere ognuno i propri tubi è così grande, perché bisogna calcolarlo, che dico, ma vaffanculo anche la concorrenza, giusto? Giustamente. E quindi Carlo ci ricorda giustamente che Bestagnaro e Giulici hanno suggerito, sì, in effetti c'è una componente che devi fare collettivamente, non dico pubblicamente, collettivamente. Sì, sì. Puoi anche scegliere di fare, però anche lì blocchi il mercato. Tu, per esempio, puoi dire, guardate signori, adesso facciamo un'asta. Tutte le imprese che nei prossimi 20 anni vogliono concorrere nel mercato del servizio dati, chiamiamolo, no? Comunicazione telematica nel paese X, lo dicano. Una volta che siete entrati, offrite certe garanzie, capitale, eccetera, noi facciamo un consorzio, vi regoliamo, perché dobbiamo regolare, perché sennò immediatamente fate l'oligopolio fra di voi e fate il cartello. Determiniamo con parametri oggettivi e voglia i costi di fare gli scavi, facciamo anche solo per Manhattan, no? Dividete equamente i costi di quegli scavi, quindi facciamo un unico scavo, e poi voi concorrete perché avete chi il cavo più buono dell'altro, chi lo switch migliore dell'altro, chi le centraline migliore dell'altro, eccetera, eccetera, e offrite i vostri servizi. Magari si può fare, io non sono un tecnico dell'argomento, quindi non mi arrischio a dire che funzionerebbe, però mi sembra l'unica maniera possibile e richiede un meccanismo di regolazione. E tra l'altro un grande rischio, perché? Perché mi devo fare un commitment che a questi gli assegno comunque il diritto di concorrere loro e solo loro, perché hanno pagato il costo fisso di fare gli scavi, per N anni. Perché se gli dico fatelo, ma ve lo do per 6 mesi, questi mi dicono arrivederci. Anch'io sto cercando di ragionare proprio davvero su questo. Ecco, questi sono classici casi, tra l'altro, in cui... abbiamo un mischiotto di esternalità, perché se rompo creo disagi, eccetera, tecnologici, ci sono dei costi fissi, no? E asimmetria informativa, perché in realtà non so, nel momento in cui prendi, ne ho 5 che dicono io concorro, poi magari uno dice ma io voglio fare solo servizio dati per film porno, e quindi quello che io sono disposto a contribuire, vabbè, insomma, siamo fra giovani, voi scherzate sempre su queste robe, no? Quindi io sono disposto a contribuire, però non tanto a questa cosa di mettere i tubi per far passare i cavi. Mentre lui, che vuole fare il servizio business a tutti gli uffici, paga di più. E lì voglia hai.
lì il problema della simmetria informativa è un problema reale. Sta diventando troppo fra me e Matteo. Questo è il prof che nel... faccio passare gli altri, proprio sto zitto. Sì, sì, però devo fare una domanda a lei, quindi non può stare zitto. Comunque, pensavo, se c'è un monopolio naturale, quindi è difficile che ci sia concorrenza dentro il mercato, una possibile soluzione potrebbe essere la concorrenza per il mercato. Cioè, per cui il diritto di essere monopolista viene attribuito attraverso una competizione tra chi si offre di essere monopolista. Però anche qui penso che mi vengono già in mente dei problemi, come ad esempio quanto dovrebbe durare il contratto che viene poi stipulato tra lo Stato e il monopolista che vince la gara. Perché se ad esempio il contratto dura troppo, allora abbiamo un problema anche lì, puoi dire che alla scadere del contratto un altro partecipante alla gara possa vincerla, perché chi ha vinto il primo contratto la prima volta ha accumulato molte informazioni rispetto agli altri, perché sono fuori. E al tempo stesso un contratto di durata troppo bassa potrebbe provocare dei problemi di investimento, nel senso che un contratto di durata molto ridotta potrebbe portare a chi vince eventualmente la gara dei profitti più bassi dei costi fissi molto alti necessari per creare la rete, come nel caso di cui stavamo parlando. Quindi non so, volevo chiedere se può essere una soluzione quella della gara. So che in molti casi, nelle situazioni di monopolio naturale, molti paesi lo fanno. Abbiamo spento per cercare di stare zitto. Sì, lei ha già detto giusto. Quello che tu hai detto e il suggerimento che ho messo io di Miro Siccardi sono buoni esempi del fatto che, vedete, in questo caso specifici che stiamo discutendo, sono utili tutte le cose che abbiamo messo in campo stasera. Cioè, è utile avere il modello teorico, perché ci permette di ragionare su cosa sarebbe una situazione ideale da cercare di raggiungere, anche se non la raggiungiamo, su come si comportano gli agenti, quali sono i loro incentivi, l'hai appena detto tu, no? Come mi possono raccontare, e poi di evidenze empiriche e tecnologiche che cambiano, no? Il costo può cambiare all'improvviso perché c'è un'innovazione, magari arriva qualcuno che riesce, io credo siate anche voi, no? Sono qua e guardo quanti fili ho, un giorno qualcuno riuscirà finalmente a fare tutto quanto con Bluetooth, no? Un giorno riusciremo a fare per Wi-Fi a Manhattan una trasmissione a radio che permetterà di non dover bucare più le strade. Quel giorno, se quella innovazione verrà, non verrà all'improvviso, per cui farei tempo da cosa, però se verrà molto rapidamente, all'improvviso tutto quell'enorme investimento diventerà obsoleto. Di fronte a questa incertezza, se tu fai l'appalto, la gara che tu descrivevi, a qualcuno gli devi dare l'assicurazione, perché se gli chiedi a uno il commitment, tu mi fai questo coso, e non gli dici sì, però ti garantisco che per N anni non potranno mettere il wifi che serve in Manhattan, questo dovrà farsi un calcolo del rischio, no? Ed è un buon esempio, perfetto, secondo me molto utile, spero chi ci ascolta lo comprenda, in cui sia la teoria di un tipo o dell'altro, sia i dati proprio tecnologici ed empirici servono per riuscire ad avere una determinazione. E ha ragione Matteo a dire non raggiungerai la situazione ideale, assolutamente. Ma credo che nessuno di noi sia così ingenuo da pensarlo. Però la situazione ideale o le situazioni ideali ci permettono di misurare la distanza fra quello che riusciamo a fare e quello che potremmo fare, e vedere se possiamo tirare nella distanza dell'ideale o no. Non c'è più niente da tirare, perché per il momento quello è il meglio che riusciamo a fare. Pensate che una volta c'era la lobby dei panettieri, adesso non c'è più. Perché? Perché la diffusione tecnologica della capacità di fare pane è tale che... e la capacità del consumatore di decidere se un pezzo di pane è buono o meno è tale che si è autodissolta, non ha più bargaining power. Però fino a non molto tempo fa invece era possibile.
Paolo Perron ci ricorda che appunto c'è anche il problema dell'esproprio, perché devi utilizzare, certo, e anche, ritorniamo anche a... Beh, provo a prendere un attimo la parola, poi io vi invito anche forse a chiudere perché siamo all'ora e mezza. Cosa ha mostrato questa discussione sui fallimenti di mercato? Che la nozione di fallimento di mercato è precisa dal punto di vista teorico, e quindi è utile avere una definizione precisa, ma è molto imprecisa quando si entra nel concreto, nel caso pratico, storico. Questo vuol dire che dobbiamo abbandonare il modello teorico? No. Vuol dire che dobbiamo utilizzarlo con saggezza e soprattutto far chiarezza. Ecco, lasciate che dica una cosa che ho voluto dire tutta la sera. Quando in Italia mi arriva uno e dice siccome chiude Whirlpool è un fallimento di mercato, a quello bisogna dirgli sei deficiente oppure sei in malafede. Perché l'efficienza del mercato non vuol dire che tutte le volte che un privato fa qualcosa la fa perfettamente bene, la fa giusta e dura per sempre. No? L'efficienza del mercato è una nozione precisa. Se l'efficienza che ho detto prima. Il successo del mercato non è un fallimento. C'è un fallimento, se vuoi, nel mercato o è semplicemente la realtà che a volte sbagli o delle volte semplicemente non è che sbagli. Cioè non è che chi faceva candele sbagliava. No? La sparizione dei produttori di candele è la prova del fallimento del mercato perché è arrivata la lampadina. No? È che vivi in un mondo di incertezza tutti, c'è un cambio tecnologico e l'investimento fatto precedente diventa obsoleto, lo devi buttare via. Non è nessuna inefficienza di mercato. Giusto? Ecco, questo è un lavoro pedagogico, didattico, che va fatto di riuscire a far capire questo. Non c'entra niente, cioè all'Italia non è un fallimento di mercato, è un fallimento nel mercato. I meccanismi di mercato regolato, che ha garantito la concorrenza. Infatti all'Italia... in presenza di non concorrenza andava bene perché aveva un potere di monopolio. Quello è stato un successo. Il fallimento dell'Italia è un successo del mercato perché? Perché ha mostrato che una, non solo l'Italia e anche altre imprese, erano inefficienti, facevano le cose molto peggio degli altri e quindi dovevano uscire dal mercato e lasciar fare quelle cose agli altri che le facevano meglio. Io andrei in chiusura allora. E insomma, io avrei voluto aggiungere altre cose, ma oramai siamo all'ora e mezza, quindi ci toccherà fare un'altra live se al prof non dispiace. Una ancora 5 minuti, poi ci salutiamo. Ma a me sarebbe piaciuto affrontare anche magari un punto che può risultare un po' out of the blue, pensando alla distribuzione dei vaccini. Ovvero, a me è un problema che mi ha fatto notare Marco Cappato nella sua chiacchierata con Rick, che è un problema che poi ha alzato Macron, ovvero il fatto che in Africa servono i vaccini, ma nessuno riesce a portarli, perché comunque in Africa mancano le strutture e mancano i finanziamenti. Quindi lì parliamo addirittura di un problema internazionale, perché poi noi italiani siamo uno dei primi punti d'arrivo per gli africani, quindi quel problema lì, come lo si può risolvere? Non so se è un po' troppo out of the blue o può cascare un po' anche a fagiolo. Beh, no, sulla questione dell'Africa direi che il mercato non c'entra nulla. Stiamo semplicemente scoprendo che vi sono zone del mondo più povere, più arretrate, e che siccome distribuire il vaccino costa, come è costato inventarlo, come costerà produrlo, a fronte di povertà di questi paesi hai la scelta, che è una scelta politica, cioè fai un transfer per aiutarli ad avere il vaccino e gli fai tu l'infrastruttura e gli fai tu il vaccino, oppure accetti che in questi paesi il virus si diffonda, grazie a Dio in Africa, per ragioni che non abbiamo ancora compreso, sembra avere effetti estremamente più bassi di quelli che ha il mondo europeo, caucasico, chiamatelo come volete, e quindi d'accordo, però comunque fa dei danni e quindi lì c'hai un chiaro trade-off di nuovo fra due principi, chiamalo, o se vuoi essere molto 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 egoista, vuoi fare il super egoista, non me ne frega niente degli africani,
delle persone, non mi frega niente di chi vive in Africa. Comunque avere un continente con, cos'ha, 2 miliardi di persone, adesso 1,8 miliardi, una roba del genere, in cui il virus si diffonde liberamente perché non gli fornisco il vaccino, mi pone a rischio che mi entri continuamente in mille forme, e quindi ho un interesse anch'io di far entrare anche il continente africano, oltre a altre zone povere del mondo, penso all'America Latina, alcuni paesi almeno dell'America Latina, in questa operazione di herd immunity via vaccino, che forse si può attuare e mettere, cominciare a mettere in pratica nei prossimi mesi. Giusto? Qui il mercato, nel senso della libera iniziativa, c'entra o non c'entra? Un po' c'entra, perché se cominci a pensare al problema, puoi cominciare a chiederti che incentivi di iniziativa privata vi sono in Africa e altrove perché alcuni privatamente si mettano a diffondere. Per esempio, una cosa che dobbiamo registrare, non abbiamo fatto in tempo, Luciano Capone ha lanciato questa idea, sussidio per sussidio, bonus per bonus, visto che c'è una grande esternalità a vaccinarsi, facciamo il bonus vaccino. Lui ha detto diamo 100 euro, adesso, numero, suppongo che Adriano Luciano l'abbia fatto perché è un bel numero tondo, no? Io direi 50, francamente, mi sembrano sufficienti. Però ha detto diamo 100 euro a chi si vaccina, in modo da accelerare la velocità con cui le persone si vaccinano, e quindi vaccinandosi proteggono anche gli altri. E questo è un buon esempio in cui bisogna sedersi e ragionare. Il principio lo capiamo, no? Il principio teorico. Capiamo l'esternalità, quindi capiamo, se volete, cioè un diciottenne sano, eccetera, ha pochi incentivi a vaccinarsi del Covid. Qualcuno ne avrà, ma pochissimi. Ok? Quindi forse dargli un incentivo monetario serve. Dopodiché c'è un problema molto complicato. 100 è il numero giusto, 75, 11,3. Se, se volevo, potevo, avrei voluto, vorrei fare anche con lei magari una live per parlare magari anche di incentivi e bonus, dato che abbiamo appena toccato il tema, si può interessarle a... in un prossimo futuro, pensando molto per non aver fatto la appena Matteo, diverranno... si è esposto molto, molto coraggiosamente, quindi devo fargli i complimenti. In realtà io poi, si sa, sono un po' duretto su ste robe. Allora, professore, guardi, se mi permette, lei incute timore reverenziale in linea generale, ma onestamente io preferisco un dibattito pubblico con lei, o ragionare con lei e magari uscirne, che è sempre cazziato, ma honestly l'economia è questa: o accetti il metodo dell'economia e dibatti con serietà il metodo, altrimenti sono d'accordo con te, sei uno di noi. L'espressione tipica nostra è if you can't stand the heat, don't get into the kitchen. Per chi non sa l'inglese, se non sopporti il caldo non entrare in cucina finché cuciniamo, ta fora, dopo te portiamo a mangiare. Se siamo generosi avanza qualcosa, se no ciccia boom. Chi è che fa la chiusura? L'uomo dietro le quinte, fate entrare l'uomo dietro le quinte. Entra l'uomo dietro le quinte. Ecco, ragazzi. No, beh, io avrei tanti commenti da fare lungo questa live, però mi fermo, anche perché sono in live anche domenica e riparliamo comunque. Francesco vuol dire qualcosa. Vai, Francesco, dica. Io ma alla fine ha parlato il prof, sì. No, che volevo chiedere, cioè io diciamo ho avuto e ho un'esperienza con una parte di giovani che si interessano all'economia e alla politica, che si dicono libertari e che rifiutano a prescindere l'obbligo vaccinale o qualsiasi intervento anche di tipo di incentivi sul vaccino, perché sostanzialmente difendo la di scelta, che per carità è legittimo. Però io non capisco come facciano a non comprendere che se buona parte della popolazione si vaccina, questo genera un'esternalità positiva per tutta la società. Principalmente penso a quelle persone che non possono vaccinarsi per il passato clinico che hanno, banalmente. Era questa la domanda che volevo fare per concludere. Di solito si definiscono notate che anche questo è interessante, cioè c'è dietro al fatto che in quello c'è l'esternalità, c'è un elemento valoriale,
e cioè almeno le persone qui sedute, detto, sedute in questo salotto virtuale, sono d'accordo sul fatto che tu sia cinquantenne o anche trentenne e c'hai il diabete e c'hai il sistema immunitario, come si dice? C'ho l'amnesia, aiutatemi. Debole? Immunodeficiente. Immunodeficiente. Non è colpa sua, è una forma di randomness. In realtà in alcune cose accettiamo il principio di Rawls, no? Sarebbe potuto capitare a noi e quindi è socialmente giusto che li proteggiamo noi che possiamo vaccinarci, perché loro non possono. Notate che c'è un elemento valoriale, no? Ma per me, secondo me, il tema è un altro. Cioè, scusami un attimo, nel senso, anche un liberale, se volesse, potrebbe accettarla ideologicamente con tutte quelle che vuoi, amore mio. Però il tema è un altro. Il tema è che se il liberale è quello per cui c'è un problema quando io supero la libertà di qualcuno, ecco che quando io attacco il virus a qualcuno, sto superando questa libertà immaginaria che ci siamo prefissati. Cioè, ma anche usando la logica... Comunque è sempre un elemento valoriale. Tutto quello che ho detto è... Dopodiché se siamo d'accordo, lo usiamo. Se non siamo d'accordo, non lo usiamo. Sì, ma questi mischiano un po' tutto, loro mischiano biologia e economia. Lasciamo fare, ma che hanno sempre delle fringe assurde, no? Sempre qualcuno che dice cose assurde. Sì, infatti, guarda, lascia perdere, perché è un tema enorme. Tema enorme. Io qua in chat privato ho messo un po' di spunti di riflessione. Lo sappiamo sempre che fare una live, soprattutto quando hai una persona di una caratura come il professor Goldrin, nascono più spunti per altri temi che risposte alle domande. Sì, ma un buon esempio, per esempio, c'è Tozzi che dice: io vorrei che ci vaccinassimo tutti, ma sull'obbligo nutro seri dubbi. Sono d'accordo con lui, infatti l'idea è Luciano, dice: ma io non so se me la sento di obbligare, però me la sento sì di dare un incentivo, perché vedo che c'è un guadagno anche mio se si vaccina più gente. Quindi anche lì, ecco, vedete, questo è un altro classico caso. Supponete di fare questo gioco qua, no? Siamo tutti d'accordo che c'è un guadagno a vaccinarci tutti. Siamo anche tutti d'accordo, per ragioni valoriali, che è troppo costoso dei nostri principi imporlo. Quindi c'è un'unica soluzione: dobbiamo creare degli incentivi perché tutti si vaccinano. A questo punto noi vorremmo un lindo equilibrio, cioè vorremmo che tutti dicessero la verità, tutti dicessero: a me il vaccino fa ginarmi, non mi costa niente, io mi vaccino gratis, fine, non mi dovete dare nessun incentivo, e sia sincero. E altri che dicono: no, io ho paura, però per 34 euro mi vaccino. Sì, però mi chiede quante persone dai quei 34 euro che non si sarebbero già vaccinati da soli. Sto descrivendo una cosa teorica, linda l'equilibrio. Sì, sì, sì. In una situazione ideale tutti dicono la verità e a ognuno diamo l'incentivo giusto. Però dovrei conoscere quel fattore I che... Asimmetrica, appena annunciamo che faremo così, tutti mentono e anche Boldrin dice: io, o mi dai 1.500... Esatto, cioè che è un incentivo a mentire da paura. E allora devi scegliere una soluzione subottima che però, per arrivarci, utilizza il criterio teorico ottimo e dice: ok, io stimo che se do 100 avrò l'84% che si vaccina, magari sbaglio, e offro 100, poi vedo cosa succede. Sì, potresti mettere anche... A partire dal modello teorico dell'Inda all'equilibrio e dal riconoscimento che c'è asimmetria informativa. E se mi permetti, Michele, se vuoi fare proprio... Sono quello dei soldi messi in Italia. Esatto. Ma a parte quello, se puoi farlo anche come costo su costo, nel senso che puoi dire: quant'è la perdita di PIL se non vaccino la popolazione, quant'è il costo in spesa economica... se invece spingo le persone a vaccinarsi anche pagando 100 euro, che detta così male, 69%, male comunque. E noi abbiamo perso quindi 6 miliardi quest'anno di PIL. Non facile dietro. No. Cioè, possiamo tirare fuori una marea di fattori su cui valutarla. È enorme la cosa. Cioè. Infatti, poi soprattutto in questi tempi di tempo. Che deve essere astuto italiano, ha detto: così dopo uno può fare lo sciopero del vaccino.
perché appena dai quell'incentivo ci sarà sempre qualcuno che dirà adesso faccio il furbo e devo io, tanto sono solo io che devo io, quindi io mi porto a casa i soldini, gli altri no. Che, e qui è tutto un altro argomento, quando si comincia a passare spesso col rosso, tutti passano col rosso ed è un casino. Esatto. Va bene, chiudiamo questa live. Simone, lascio vedere a te. Siete un grande team. Grazie. E ce ne sono ancora altri da conoscere, Michele. Ce ne sono ancora tanti altri. Un grande team. Siamo grazie a tutti. Matteo, Francesco, Economia Italia, che non mi ricordo come si chiami, e Simone. Ma se mi mandi i meme in privato, un momento. Ma sì, Edoardo, dai, che lo so come ti chiami. Dai, buona serata. Se lo chiami per nome, se no pensa me lo sono scordato, Umbertino. No, scherzo, ma figurati. Lo vedi che io delle volte mi pettino all'Umbertina. Che cazzo. Ho tagliato i capelli, Michele, li ho tagliati. Questa espressione, pettina, chiedete ai vostri genitori o nonni, vi diranno. Portavi i capelli alla Umbertina. No, la G-Gruppo d'acciaio, alla Action Man. Dai, chiudiamola. Okay. Ciao ciao ragazzi, buonanotte. Ci vediamo domenica o domani sera. Ciao ciao. Buonanotte.